su presso. Perfetto, bene. Su prezzo. Possiamo dire esatto, tu puoi dire su o sopra quando hai un punto di vista, no? Come possiamo dire? Un'altra cosa per posizionare. Allora tu puoi dire su prezzo, puoi dire sopra prezzo, ma non puoi dire giù. Devi dire sotto prezzo, se all'inverso. Bene. Patrizia, un'altra parola. Etto. Etto. Bene, dove lo troviamo? Etto. Etto lo troviamo nell'ultima linea orizzontale, Perfetto. sotto prezzo. Benissimo, sotto prezzo. Che cos'era un etto? Patrizia? Una medida Una misura. una Quanto misura pesa di un una etto? misura è come 100 grammi, era? 100, 100 100 grammi. grammi. Esatto, 100 grammi, un etto. Benissimo. E Rachel? Per conto, Sconto, dove sconto? va in basso a destra. In basso a destra, verticale. Esatto. Bene, mancano ancora due, Angelica. Elegante, nella Ele seconda verticale, verticale. Nella seconda verticale, elegante. Bene, manca l'ultima, Manuel. Bene. Indossare in centro verticale. Perfetto, sempre al centro ti tocca. In centro verticale, indossare. Super. E qua abbiamo le 10 parole. Ho scoperto anche una Un'altra, quale? vetrina. Occhio che non, qua dice vetrena. E la parola è vetrina. Vetrina. Allora, no. Allora, queste cose le fanno a proposito. Anche c'è uso. Uso. Quello potrebbe essere. Nella quarta linea, Ecco, uso. a sinistra, sopra, no. Trovato, trovato. Infatti, eluso, se mettiamo tutta la parola, è il participio del verbo eludere. Eludir. Eluso. No, però beh, quelle sono parole che sono a parte. No, queste sono le 10. Angelica, tu mi vorrei dire qualcosa? No, ho detto che il lusso era lujo, però faltava una S. Ah, lusso, solo lusso, sarebbe lucco, esatto, ma con doppia S. Bene. Super. Allora, adesso andiamo all'altra parte del compito. Nel libro degli esercizi. Era la pagina 100 e 101. 100, 101. La pagina 100 non completa, ma solo da dove dice test finale. Ok, allora dice prima di tutto. Esercizio A, inserite i verbi riflessivi dati. Allora,
Luis, tocca a te. Leggimi fino alla numero 5, allora fino a con Giovanni. Ok. Come ogni giorno, anche oggi, Milena si è svegliata alle 7:30. Si è alzata subito dopo e è andata in cucina a fare colazione. Dopo aver bevuto la prima tazza di caffè, ha fatto la doccia. Ok, stiamo parlando di verbi riflessivi, parsi. Io posso usare quello della doccia, infatti è molto più comune nella forma non riflessiva, e tu dici ha fatto la doccia, ma tu la puoi anche usare nella forma riflessiva, si è fatta la doccia. Più comune la prima, sì, anche la seconda si può usare, e questo è il verbo farsi, allora si è fatta. Si è fatta la doccia e ha iniziato a prepararsi. Perfetto, ha iniziato a prepararsi. Bene. Oggi, però, è una giornata speciale perché Milena deve incontrarsi con Giovanni. Perfetto. Allora, tu puoi dire deve incontrarsi o si deve incontrare con Giovanni, doppia N, Giovanni. Giovanni, Gianni, Giovanni. Super. Florenzia, leggimi il resto. Non ho fatto difficoltà, ho avuto difficoltà. Sì, con questo. Non si vedono. Perfetto, si vedono da un anno. Ma negli ultimi mesi si sono sentito spesso. Occhio, si sono sentiti. Sì. Sì, plurale. Si sono sentiti spesso per telefono. Milena non sa come si vedono. Ah, il verbo è vestirsi. Ah, claro, sì. Pensalo come tutta la frase. Pensalo tutta la frase. Milena non sa come vestirsi. Ecco, Milena non sa come, sempre con E, come vestirsi. Sì. Ha tutti i suoi vestiti sul letto, ma niente sembra adatto per l'appuntamento. Alla fine, siccome è già in ritardo, si mette i soliti jeans, il suo maglione preferito, ed esce di casa senza prendere il regalo che aveva comprato per Giovanni. Super, benissimo. Domande? Sì. Sì, dimmi. Giuseppe, loro si sono sentiti. Sempre sì. Si sono, o anche può essere si hanno sentito. No, ricordi che nella forma, i verbi riflessivi al passato prossimo, sempre, ma sempre, 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 sempre usano il verbo essere. Non esiste nessun caso nel quale possiamo usare il verbo avere con un verbo riflessivo al passato prossimo. Grazie. Prego. Prima, un attimino, che c'è prima Manuel che ha alzato la mano. Sì, non si sono visti, se è possibile? Non si sono visti da un anno. Si potrebbe capire,
Ma non è la forma migliore, perché alla fine in questo momento stiamo già parlando in presente. Loro non si vedono da un anno. Non si so. Sì, grazie. E Anna Maria, adesso sì, dimmi. Era la stessa domanda. La stessa domanda? Ok. Sì. Beh, sì, si potrebbe, si capirebbe. Ah, non si sono visti da un anno. Sì. E però si, secondo me si capisce di più, si vedono. E l'altra? L'altra era ti è messa i soliti jeans. No, perché no? Qua sì che stiamo già parlando, vedi, siccome è già, stiamo parlando al presente. Già, grazie. Prego. Bene. Anna Maria, vediamo la numero uno. Stamattina mi sono alzata tardi perché ieri sera sono mi sono alzato tardi perché ieri sera sono andato in discoteca con Carlo. Ci siamo divertiti un sacco. Perfetto. Stamattina mi sono alzato tardi perché ieri sera sono andato in discoteca con Carlo. Ci siamo divertiti un sacco. Perfetto. E Patrizia, la 2. No, mi dispiace. Non ho fatto questa parte. Ok, nessun problema. E Rachel, la 2. Anche se si sono lasciati da un anno, Marisa e Riccardo continuano a vedersi come due vecchi amici. Super. Anche se si sono lasciati da un anno, Marisa e Riccardo continuano a vedersi come due vecchi amici. Bene. E Angelica? Ogni volta che vi vedevamo, vi vedevamo, non vi salutavamo perché eravamo in ritardo e non ci potevamo fermare. Perfetto. Allora, sempre il noi è avamo e vamo. Ogni volta che vi vedevamo, non vi salutavamo perché eravamo in ritardo e non ci potevamo fermare. Sì. Bene, Manuel, la 4. Per favore, Francesco, oggi non voglio arrabbiarmi perché mi sono svegliata di buon umore. Esatto, super. Per favore, Francesco, oggi non voglio arrabbiarmi perché mi sono svegliata di buon umore. Luis. Ho dovuto vestirmi così elegante perché devo incontrarmi con la proprietaria dell'azienda. Perfetto. Se io invece di dire ho dovuto vestirmi, comincio con il mi, come diventa Luis? Mi sono dovuto vestire. Perfetto. Mi sono dovuto vestire. Così elegante. Benissimo. Florencia, la 6. Scusi, quanto costa questi pantaloni? Ah, occhio, questi pantaloni. Quanto costano? Ecco.
50 euro. Che taglia porta? Perfetto. Non è, occhio, non è 50, ma 50 con A. 50. Perfetto. Allora, noi in italiano, anche se a volte si può parlare di pantalone, si capisce, ma la forma comune è parlare al plurale, sempre, i pantaloni, anche se è uno solo. Parliamo, lo diciamo al plurale. Allora, se al plurale, quanto costano? ¿Y no podría pedir el descuento ahí? No, perché quello che la persona che dice 50 euro è la persona che lavora nel negozio. No, però la risposta. Per quello. Ah. La domanda è, scusi, quanto costano questi pantaloni? E la risposta della persona che lavora nel negozio dice 50 euro. Ah, esatto, sarebbe strano che lei, la persona che lavora nel negozio, chieda, c'è lo sconto? E allora cambia lavoro, no? Se non lo sai tu, che se c'è lo sconto no? Bene, Anna Maria, da 7. Ho comprato questo nuovo cappotto. Che ne pensi? Ti piace? Sì, se anche non lo vedo troppo lungo. Ok, sì, anche se, all'inverso, non se anche, ma anche se, non lo vedo troppo lungo, è un po' strano. Eh? Ah, mi piace, ma non lo vedo troppo lungo, è un po' strano. O lo trovo un po'... Lo trovo, ecco. Sì, allora, ho comprato questo nuovo cappotto. Che ne pensi? Ti piace? Sì, anche se lo trovo un po' troppo lungo. Un po' troppo lungo? Sì, 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 sì. È molto comune quel un po'. Perché non è lunghissimo. È un po' troppo lungo. Un poco demasiado largo. Esatto. Un poco demasiado largo. Me passò lo mismo. La cambié por eso. Sì, ma è molto comune in italiano, anche se gli italiani sono esagerati per sé, sì. O provano a volte a non esagerare. Perché se fosse veramente troppo, troppo lungo, no, non diciamo un po'. E magari arriva fino al pavimento, e allora dice, lo trovo troppo lungo, lo trovo lunghissimo. Lunghissimo. Ma se magari è lungo, ma solo un po' troppo, lo trovo un po' troppo lungo. Bene. E finalmente l'ultima, Patrizia. Ah, lo intento. Ah, è vero che sì, vai, provaci. Mm-hmm. Otra persona, mejor. Ok, bene, allora chiediamo a Raquel. Oh, certamente oggi si vive meglio, ma è necessario valutare bene le conseguenze di una vita sempre più stressante. Perfetto, certamente oggi si vive meglio, ma è necessario valutare bene le conseguenze di una vita sempre più stressante. Perfetto, avete domande, avete dubbi? No? No. È difficile per me. Ma che cosa ti... L'altro... Che cosa senti difficile? L'altro libro, questa parte. Ma che in questa parte parliamo di... abbiamo molte materie, abbiamo visto un po' di materie dei pronomi diretti. Quello, per me okay. È difficile. I pronomi diretti in particolare? No, questa parte, il libro sì, questa parte, per me è molto... Ah, difficile. Allora il tema dei verbi riflessivi. Però che...
Che cosa è difficile per te? Il verbo riflessivo per sé o scegliere il tempo verbale corretto? No, il si è, il si sono, quello. Ah, ok, allora i verbi riflessivi al passato prossimo. Sì. Mm-hmm. Allora, i verbi riflessivi al passato prossimo sono, possiamo dire, molto ripetitivi, perché alla fine usano sempre il verbo essere. Allora, le uniche opzioni che abbiamo è mi sono, più verbo, sei, più il verbo, si è, ci siamo, ci siete, si sono. Sono le uniche, è l'unica combinazione possibile. Allora, alla fine diventa un po', lo impariamo un po' per ripetizione. Mm-hmm. Non ci sono altre versioni. Allora, per esempio, del verbo alzarsi, mi sono alzato o mi sono alzata. Ti sei alzato, ti sei alzata. Lui si è alzato, lei si è alzata. Noi ci siamo alzati, noi ci siamo alzate. Voi vi siete alzati, voi vi siete alzate. Loro si sono alzati, loro si sono alzate. Mm-hmm. Allora, è quello, non c'è più regola di quella. È tutto lì. Devo studiare più. E sì, come sempre, alla fine la parte difficile è fissarlo, no? Fissarlo nel cervello. E per quello abbiamo bisogno di ripetere, ripetere, ripetere. Ovviamente il problema, avendo solo 2 ore a settimana, è che non abbiamo tutto il tempo del mondo per ripetere, 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 per praticare in maniera orale molto tempo, fare molti esercizi, perché sennò diventa troppo, tutto troppo lento. Allora quello lo dovete fare voi. Mm-hmm. E oggi proprio stavo ascoltando un podcast di una, c'era una parte nel quale una persona parlava, mi sa che uno psicologo americano, e che spiegava, diceva come imparare una lingua in 6 mesi, ovviamente facendo il corso, però anche se tu fai il corso non significa che imparerai la lingua. Sì. Ah, e lui diceva una cosa, diceva semplicemente ascoltare, ascoltare, ascoltare e ascoltare. È la forma migliore, ascoltare la lingua. E possiamo ovviamente aggiungere leggere, leggere molto. Leggere e ascoltare. Mm-hmm. Poi il tema di parlare ovviamente è un tema a parte, però mentre più leggiamo e ascoltiamo, anche se non capiamo tutto, importante quello, se non capiamo tutto è normale. È normale non capire tutto quello che ascoltiamo in un'altra lingua. Ma quello che sì capiamo comincia a rimanere nel cervello. Poco a poco. E lui parlava non solo delle parole, ma parlava dei, magari delle ripetizioni che si fanno quando si parla. Diceva nel ritmo del, di come si parla. Tutto quello poco a poco rimane, anche se non lo sappiamo. Allora approfittate, no? L'era moderna e ascoltate, ascoltate italiano. Su Spotify, se avete Spotify, ci sono molti podcast. Allora voi potete cercare cercare qualcosa come imparare italiano. Ci saranno 1000 podcast per imparare italiano. E a volte sono podcast che ti insegnano direttamente, ma a volte sono podcast semplicemente di una persona che parla di un tema, ma lentamente.
Allora, quello è importante perché impariamo vocabolario e se non capiamo qualcosa non è necessario scrivere tutto, no? Ah, questa parola non l'ho capita, questa parola non l'ho capita, perché sennò possiamo stare una settimana a ascoltare mezz'ora di podcast. No, ascoltiamo, semplicemente, concentrandoci, no? Ci dobbiamo concentrare in quello che ascoltiamo, non è per fare altre cose mentre ascoltiamo se non mettiamo un po' d'attenzione. No, ci concentriamo, ma semplicemente ascoltiamo. Perché se c'è una parola, è più difficile che scrivere, perché, è più difficile che parlare. Secondo me è più difficile parlare che scrivere. Però sicuramente è più difficile creare, no? Che capire. L'abilità, possiamo dire, l'abilità di comprensione è sempre più semplice e viene prima dell'abilità di parlare o scrivere, di produzione. Sì. Come i bambini. Come i bambini. Sì. Io vedo film con sottotitoli. Sottotitoli in italiano. Perfetto. Quello importantissimo, sottotitoli in italiano. E soprattutto capire quello che dicevo prima, capire bene che se non capiamo tutto, se capiamo la metà, se capiamo un quarto, è normale. E fa parte dell'insegnamento, il non capire. Arriverà il giorno in cui capiremo tutto, ma per adesso no. Per esempio, io oggi sono uscito a camminare ascoltando un podcast in tedesco. All'inizio ero molto concentrato, ho capito quasi tutto, capivo, non so, il 90%, ero contentissimo. Ma poco a poco, un podcast lungo, durava un'ora, dopo mezz'ora ho cominciato a sconcentrarmi. No? Perché ormai il tuo cervello dice, dai, basta, tranquillo, voglio riposarmi. Però alla fine ho continuato a camminare ascoltandolo, ma magari la prima mezz'ora capivo il 90%, poi ho cominciato a capire la metà. E magari negli ultimi 5 minuti ho capito un 15%, perché ero ogni volta più stanco e più sconcentrato. Però ho continuato ad ascoltare. Ma se tu parli due lingue, è più facile, imparare una terza lingua. Sì, dovrebbe essere un po' più facile, ovviamente dipende da quale lingua. Sì. No, in generale. In teoria, si impara più rapido. Sì, più veloce, più rapido. Più velocemente. Più veloce. Sì, più velocemente. Sì. Esatto, in teoria il tuo cervello ha già capito, sa già come imparare un'altra lingua. Allora, ha imparato la struttura della lingua. Esatto, e soprattutto quando conosci strutture le puoi replicare. Sì. Ma poi arriva il tedesco, ma poi arriva il tedesco e ti dice no, è tutta una bugia, non è facile. No, io faccio una mistura con portoghese. È normale. Una mescolanza. Una mescolanza con il portoghese. Mescolanza. Trovo pensando in inglese. Esatto. Sì, ovviamente. Sta la O in inglese, non in italiano. Esatto, a volte serve, a volte no. È quello il punto. Perché a volte cominci a confondere le lingue, e quello è vero. Soprattutto le lingue che hanno la stessa radice. Sì, la lingua... O le lingue che sono
molto simili. Per quello sono molto simili, magari soprattutto perché hanno la stessa radice, no? Le lingue romanze, romane. Esatto, che sono quelle che vengono dal latino, sì. E magari si assomigliano e comincia a confondere. Molte volte la differenza tra le parole in portoghese e in italiano è una lettera. Per esempio, venti. Esatto. Sì, sì, confonde. È vero. Sì, perché se aprendiéramos chino sería totalmente distinto. Ah. In teoria sì, in teoria se impari una lingua con una radice completamente diversa non si confonde con quelle che sai già, in teoria. Però se, ci sono sempre i falsi amici, parole che magari si assomigliano un po', ma non lo sono. Sì. Però sta il francese, il portoghese, l'espagnolo, l'italiano, il catalano e il rumano. Il rumano, esatto. Adesso diciamo tutte quelle lingue, ma in italiano. Come, Patrizia, come sono quelle lingue? Come si chiamano in italiano? L'italiano, lo... L'italiano, l'espagnolo, le francese... Aspetta, lo spagnolo. Lo spagnolo. Il francese. Il francese, il rumano. Il rumeno. Rumeno. E il catalano. Il catalano, esatto. E il portoghese. Portoghese. Esatto. Mm-hmm. Super, bene. Bravi, state parlando poco a poco molto bene. Bravi. Sì. Ok. Parliamo ancora un po' prima di fare la pausa. Ok, allora cominciamo una nuova unità che si chiama Che c'è stasera in TV? Ricordate che questa parola è TV. Passa parola. Scusa. Sì, Angelica? Gli esercizi per praticare il CC. Il CC, posso provare a cercare qualche esercizio? No, non l'hai dato. E c'era anche un'altra parte del compito. Per me non è facile. Ok, che non mi ricordavo che vi avevo inviato un'altra parte del compito. Altra parte? L'ho inviata su WhatsApp. Ah no, non l'ho visto. Non l'ho vista. Io. Non l'ho vista. L'altra parte. Qui. Però non si usa molto il CC. Sì, si usa. Sì. Certo, tutte le volte che in generale noi parliamo delle cose in generale, usiamo la forma impersonale. E ovviamente se il verbo è riflessivo, dobbiamo usarla. Ovviamente possiamo non usarla nel senso di dire invece del ci sì, sarebbe dire uno sì, non c'è nessun problema, però sì, si usa durante il giorno. Ok. Angelica, comincia tu con la numero uno. Dopo il bagno al mare ci si fa una doccia? Ci si fa una doccia. O io posso dire, dopo il bagno al mare uno si fa
Una doccia. Che ahí es cuando me sale tan como raro. Ci si fa una doccia. Ci si fa una doccia. Manuel, tu l'hai fatta questa parte? Sì. Allora, dimmi la numero due. Quando si fanno tanti calcoli facilmente, ci si sbaglia. Ci si sbaglia. O uno si sbaglia. Uno si sbaglia. Io in questa frase metterei una virgola. Quando si fanno tanti calcoli, pausa, virgola, facilmente ci si sbaglia. Bene. Luis, l'hai fatta? No, non l'avevi fatta. No, non l'ho fatta. Florencia, tu neanche? No, ma posso provare. No, in questa preferisco di no. Anna Maria? Non l'ho fatta. Ok, Patricia? Non l'ho fatto. Oh, Raquel? No. Oh, allora, solo Maria Angelica e Manuel. Vai, Maria Angelica con la numero 2. Preferisco, voglio farla veloce per cominciare con l'altra, con la materia. Allora, Maria Angelica, la 3. Dopo continue provocazioni, alla fine ci si arrabbia. Ci si arrabbia. O uno si arrabbia. Bene. E Manuel, a 4. Si se hanno troppi pensieri in mente, alla fine ci si dimentica qualcosa. Perfetto, ci si dimentica qualcosa o uno si dimentica qualcosa. Perfetto. Maria Angelica? La domenica ci si fa il bagno, dicevano i bisnonni. Mm-hmm, perfetto, la domenica ci si fa il bagno, dicevano i bisnonni. Sì, tu potresti dire si fa, se lo usi invece di farsi, fare. Però questa nella forma riflessiva ci si fa, o uno si fa il bagno. Dicevano i bisnonni. I bisnonni, sì. Ancora oggi io ho conosciuto gente che faceva la doccia solo la domenica. Sì. Ah, durante la settimana si lavano, no? Come diciamo noi, por presa. Si lavano un po', però la doccia la fanno la domenica. Sì. Si hace falta. No, quello è... continua la prossima settimana. No, quello è religioso, no? Si fa la tecnica del pagnetto. Come, Manuel? Si fa la tecnica del pagnetto. Esatto, sì. Ahora hay toallitas húmedas. Esatto. Bene. Angelica, la 6. Ah, no, beh, uguale. Angelica, la 6. Dopo tanto lavoro... ci si rilassa un po' andando in vacanza. Esatto. Ci si rilassa un po' andando in vacanza. Uno si rilassa un po' andando in vacanza. Manuel? Non ci si mette al volante dopo aver bevuto alcolici. Esatto. Non ci si mette al volante dopo aver bevuto alcolici. Uno non si mette al volante dopo aver bevuto alcolici. Bene. E Manuel, dimmi anche la 8. Dai politici di oggi ci si aspetta di tutto. Esatto. Ci si aspetta dai politici di oggi ci si aspetta di tutto. Dai politici di oggi uno si aspetta di tutto. Si aspetta di tutto. Mm-hmm. Super. Benissimo. Allora facciamo la pausa? Facciamo la pausa. Così poi cominciamo a parlare un po'.